Io spero che sia solo un ricordo del mio grande impegno profuso ad Avellino negli anni, nei diversi anni in cui sono stato prima sostituto e poi procuratore della Repubblica. Comunque Avellino per me resta la mia patria. Io sono avellinese, anche senza essere nato ad Avellino. Come mai questo sentimento così forte per il nostro territorio? Perché io ho amato la gente semplice, la gente, non i grandi, ma i piccoli di Avellino. Erano persone sincere, persone che mi apprezzavano e mi rispettavano, anche quando i grandi mi respingevano. Io non conosco la situazione attuale di Avellino e della provincia. Ricordo che noi affrontammo una vera e propria battaglia, perché allora la camorra era di grosso livello e si era impadronita del territorio e soprattutto mirava ad assumere il monopolio della ricostruzione dopo il terremoto. Fu un'operazione veramente difficile, nella quale Antonio era con me fianco a fianco, e riuscimmo allora a fermare questa pericolosissima organizzazione malavitosa che certamente avrebbe posto le mani sulla ricostruzione. Lo impedimmo, io purtroppo con il mio corpo, perché fu proprio questa organizzazione che mi tese un agguato mortale, dal quale solo il caso e o la fortuna o una protezione divina mi salvò la vita. La gente semplice apprezzava la nostra battaglia a difesa della legalità, anche se questa difesa a volte non coincideva con le intenzioni di quelli che dominavano allora questo territorio. Era una camorra che io non so se aveva qualche libertà di ingresso su questo territorio, perché era una camorra che si comportava con una spavalderia e una sicurezza che fa sospettare un retroterra che forse non è mai apparso. Siamo qui per raccontare una generazione di magistrati che da Falcone a Borsellino, da Gagliardi a Franco Roberti, che sta arrivando fra un attimo, ha dovuto fronteggiare tre enormi problemi. Le organizzazioni mafiose che controllavano in modo militare il territorio, facendo pagare la tassa camorra sui principali beni, e avevamo una serie di imprenditori che erano ai vertici delle organizzazioni mafiose. I vertici delle organizzazioni mafiose sono imprenditori, non sono più boss del vecchio livello, e abbiamo accanto un'economia legale, un'economia illegale. Poi dovevamo contrastare il terrorismo. Io racconto tra l'altro la vicenda di Calvosa, di un gruppo di terroristi che partirono proprio da Avellino per uccidere il procuratore di Frosinone, che è quello che mi ha preceduto 40 anni prima. E poi dovevamo contrastare dei centri illegali vicini alla corruzione che, se avessero vinto, avrebbero potuto incidere sul sistema democratico del paese. Io vi invito a riflettere che cosa sarebbe successo se non ci fosse stata la strage, per esempio, di Falcone e Borsellino. Pensate, tutta la normativa antimafia nasce dopo l'uccisione di Falcone e Borsellino. Quindi dobbiamo ripensare storicamente al ruolo della magistratura come baluardo del sistema democratico nel contrastare questi tre immani problemi. E persone come Gagliardi, come Franco Roberti che sta arrivando, come Angelo Agovino, che è il generale che è stato il generale, esprimono questi valori di legalità. E soprattutto siamo qui per valorizzare l'Irpinia. Noi stiamo portando avanti un progetto per ripresentare un'area, un tribunale delle aree di montagna che accorpi Ariano Irpino e Sant'Angiolese. Stiamo parlando di 2000 km² di territorio che non hanno giustizia, non hanno un tribunale.
quindi dobbiamo ripristinare in queste aree che si stanno desertificando, dove ormai sono rimasti solo i muri e non ci stanno più le persone. Noi questi 2000 km quadrati di territorio, stiamo parlando di 50 comuni, che fine li vogliamo fare? Io sono stato giudice al Tribunale di Sant'Angelo dei Lombardi ai tempi del terremoto, non nel posto, anche da prima del terremoto, quindi sono stato 4 anni proprio a cavallo del terremoto. Si può dire che in questa provincia è nata la camorra imprenditrice? Volendo sì, io l'ho sostenuto in un mio libro, di avere almeno io personalmente conosciuto il vero volto della camorra a Sant'Angelo dei Lombardi, quindi ben prima di andare alla Procura di Napoli, quando appunto ho visto i palazzi costruiti male, che erano caduti, che erano crollati in quella tragedia immane che fu il terremoto del 23 novembre 80. Quindi è vero, ho respirato cemento e camorra proprio a Sant'Angelo dei Lombardi. La camorra come la conosciamo noi, l'abbiamo conosciuta e combattuta nel nostro tempo, è cambiata. Le grandi organizzazioni criminali si sono rese transnazionali, cioè ormai non trovi più il clan camorristico che opera individualmente come clan, opera sempre in rete con altri gruppi criminali anche di altri paesi, soprattutto nel traffico di stupefacenti, nella tratta di esseri umani, nel commercio di beni contraffatti, di armi, ecco, tutte queste attività criminali che sono per loro natura transnazionali, sono purtroppo appannaggio anche della camorra, non solo, ma anche della camorra. Guardi, siamo nel pieno contrasto alle infiltrazioni e già ci sono procedimenti penali anche abbastanza avanzati, sia per quanto riguarda le truffe sui finanziamenti del PNRR, soprattutto quelli destinati allo sviluppo delle piccole imprese. La Procura di Venezia pochi giorni fa ha concluso un'indagine molto significativa in questo senso, sia per quanto riguarda le infiltrazioni dirette delle organizzazioni mafiose nella gestione degli appalti. E lì bisogna non abbassare mai la guardia, perché il pericolo è sempre incombente.